un'attenzione particolare all'ambiente e lasciamo il profitto, però cioè, ci ha fatto cambiare l'ordine già alla sua importanza. Da questa inchiesta che ha fatto prima una guida cartacea, c'è un libro con le varie novità, io non parte più niente l'altro, eccetera, e poi da lì, visto che c'era molto interesse, perché sono venute molte queste guide, abbiamo da 10 anni fa, nel 2004, iniziato a mettere assieme appunto a questi produttori con una sono interessante. Avevamo chiamato a fare la cosa giusta, perché sembrava molto peccato con il titolo. Spike Lee ci ha dato anche l'autorizzazione per usare il nome, e quindi prima edizione a Milano 2004, anche lì siamo partiti in tre senza ben sapere cosa si doveva fare, eccetera. E quindi ci ritroviamo anche un po' in tutto quanto questo lavoro che stanno facendo qua a Palermo, e per mezzo di 13.000 visitatori, quindi anche noi molto, molto sorpresi della cosa, e poi da lì siamo andati avanti. All'inizio c'erano solamente un'ottantina di espositori, e adesso da questa parte siamo spostati nei locali di Fiera Milano, in città. Quest'ultima edizione erano 26.000 metri quadrati di spazio espositivo, c'erano 700 espositori, 67.000 visitatori, un programma a scuola per 2.500 studenti, e poi di sempre. Di bambini, ma anche di scuole superiori sono venuti interessati, chiedevano, toccavano, correvano, eccetera, e davano molta, molta vita alla cosa. Quindi un bel colpo d'occhio molto, molto bello. Poi facevano anche domande molto sensate, chiedevano cosa consumo qui, cosa questo, cosa l'altro. Quindi c'era l'interesse. Niente. Esatto, allora ti ripasso Floriana che dà esatto. Ti dà tutti quanti gli orari, il posto esatto dove siamo, quando siamo, in quanti siamo.